Le palla brusse, brava Pasqua, Pasquale fa bene, noi di qua si sente, brava Pasqua. Oh. Io parlo da qui perché sono abituato a farlo e quindi mi sento più a mio agio. Non posso stare seduto perché il fuoco di Sant'Antonio mi ha devastato la schiena. Sant'Antonio Abate, che quello di Padova è il mio amico. Io mi atterrò scrupolosamente e brevemente al ruolo che la dottoressa Sorrentino e gli amici Maria Celeste, un bel nome da buona che portavano anche le monache della Santissima Trinità, mi ha affidato. Quindi parlerò brevemente del significato di una diocesi, del significato della storia, dell'evoluzione della diocesi di Vico e di qualche suo vescovo. E riferisco subito un aneddoto che girava negli ambienti della Puglia di Napoli e di Roma nel Settecento. L'aneddoto è questo: se a un vescovo della costiera sorrentina e amalfitana cade il vavolo, il bastone pastorale, va a finire nella diocesi vicina. Perché per molti fattori storici, topografici, difficoltà di rapporti, vie disastrose, si era creata questa situazione. Nella penisola sorrentino-amalfitana c'erano due metropolie, dopo vi dirò che significa metropolia, Amalfi e Sorrento. Poi c'erano le diocesi suffraganee, Capri, Massambrense, Vico Equense, Castellammare di Stabia. Suffraganee di Amalfi erano Lettere, Scala, Ravello e Minori, e sono 10 diocesi, e c'era l'abbazia di Cava dei Credenti, cui abate era ordinario, cioè vescovo. Quindi in tutta la penisola sorrentino-amalfitana c'erano 11 diocesi. Ecco il perché di questo aneddoto: se a un vescovo della costiera sorrentino-amalfitana cade il bastone pastorale, va a finire nella diocesi vicina. Come mai si era creata questa situazione? Vedete, all'inizio la Chiesa non si era organizzata perché aspettavano il ritorno di Gesù, quindi non si organizzava. Passato il primo secolo, la Chiesa cominciò a pensare che non si sapeva quando Gesù sarebbe tornato e quindi bisognava organizzarsi. E lo fece imitando un po' l'ordinamento romano, greco, sul divide et impera, no? Quindi nacquero le circoscrizioni ecclesiastiche. Ecclesiastiche con nomi greci, la diocesi, la parrocchia. La diocesi più antica del nostro territorio è quella di Napoli, a cui probabilmente tutta la penisola sorrentina nel primo, secondo, terzo secolo apparteneva. Poi, quando i cristiani aumentarono, nacquero nuove diocesi. La diocesi di Sorrento nacque nel V secolo. Tradizione che il primo vescovo sia stato Sanrenato, per cui viene anche chiamata la cattedra di Sanrenato. Alla diocesi di Sorrento apparteneva tutto il territorio sorrentino. In quel periodo non sappiamo il territorio di Vico a chi apparteneva, se a Stabia, che è una diocesi antica del V secolo, oppure a Sorrento. Secondo me era diviso in due, perché il primo da è una divisione naturale del nostro territorio. Ancora oggi, se pensate che il rio d'acqua anticamente scorreva sempre, era veramente un limite invalicabile. Quindi è probabile che la parte a destra del rio d'acqua, che ancora oggi ha delle connotazioni sorrentine, per esempio gli aulesi, i seianesi si sentono più sorrentini che di Capri,
apparteneste al territorio di Sorrento, probabilmente la parte a sinistra apparteneva al territorio di Stabia. Quando conosciamo due prove, testimonianze archeologiche o documentari, questa storia non si potrà mai appianare. Quindi, nata la diocesi di Sorrento, diviene sempre più importante. A un certo punto, dopo l'anno 1000, Sorrento diventa un'etropolia. Amalfi era già diventata ed era diventata anche ducato, cioè repubblica. Quindi con l'importanza del titolo di ducato arrivò anche la metropolia. Metropolia che significa? Significa capoluogo di provincia, praticamente. La metropolia ha bisogno di diocesi suffraganee, altrimenti non ha senso. Il vescovo metropolita, che praticamente si pregiava anche del palio, aveva degli onori particolari, ha bisogno delle diocesi suffraganee, cioè che afferiscano alla diocesi più importante, praticamente quello che sono i comuni per il capoluogo di provincia erano le diocesi suffraganee per la diocesi metropolitana. Allora Sorrento diventò sempre più importante, a un certo punto dopo il 1000 diventò ducato, cioè repubblica, come Amalfi. Il vescovo diventò metropolita, allora c'era bisogno di avere delle diocesi suffraganee, quindi probabilmente le crearono apposta. Fu creata Massalubrense, fu creata Vicoequense, Stabia o Castellammare, nel frattempo Castellammare c'era già, per cui il metropolita di Sorrento era arcivescovo della diocesi, arcidiocesi di Sorrento, da Sorrento a Meta, ma poi aveva giurisdizione sulle diocesi e sui vescovi suffraganei. Quindi il vescovo di Massalubrense, il vescovo di Vicoequense, il vescovo di Castellammare o di Stabia. La diocesi di Capri in quel momento storico apparteneva alla metropolia di Amalfi, così come la diocesi di Lettere. Quindi la diocesi di Equa, dico non esisteva ancora, nasce nel momento in cui Sorrento diventa ducato, diventa metropolia. Dove nasce? Nasce alla foce del Rigo d'Arco, sulle due sponde del Rigo d'Arco. C'era un villaggio di una certa importanza, piccolo per i nostri parametri attuali, però così come è successo in seguito, Vico era piccolissima, i casali erano più importanti di Vico, gli abitanti di Vico non stavano a Vico, stavano nei casali. Questo successe anche con la Vico medievale, dove c'era la cattedrale, il vescovo, il seminario, il palazzo baronale, il palazzo comunale, il monastero della Santissima Trinità, ma non c'era quasi nessuno. La gente di Vico abitava nel borgo di San Ciro, abitava nei casali. Così era anticamente, quando nacque la diocesi di Equa, la popolazione stava alle spalle, cioè per la zona montana. Quindi la diocesi aveva senso per la difficoltà di comunicazione che c'era all'epoca. E quindi nacque questa piccola diocesi, giù alla marina di Equa, fino al 700 si vedevano ancora i ruderi dell'antica cattedrale, doveva esserci anche un episcopio, abbiamo tanti documenti che parlano di quella cattedrale e di quell'episcopio. L'ultimo atto liturgico che avvenne nella chiesa, quindi all'inizio del 600, fu il matrimonio, poi la chiesa fu abbandonata. Nel XIV secolo, Carlo II d'Angiò concede al borgo di Vico di cingersi di mura e di avere la dignità di città. Allora, il vescovo dell'epoca, Giovanni Cimino, il cui monumento funebre si trova alla mia destra e vostra sinistra, e conserva ancora il corpo del vescovo, poiché era ricco, era vicario, e doveva essere una personalità dotata di anche interessi culturali, trasportò la cattedrale da Equa a Vico e la costruì qui, perché la chiesa cattedrale, che era la
la chiesa madre doveva essere collegata visivamente all'antica cattedrale di Equa e poi doveva essere costruita in modo tale, secondo i parametri del Medioevo, per cui nessuna casa doveva essere costruita davanti alla cattedrale. Davanti alla cattedrale c'era una piazza, come Giovanni Civito e il suo architetto furono così pazzi da costruire la chiesa sul ciglio di un burrone. Quella piazza è assottigliata lungo i secoli, in 8 secoli si è continuamente assottigliata, creando problemi alla facciata della chiesa. La porta laterale fu fatta in un secondo momento proprio per questo, perché a volte non si poteva accedere alla cattedrale dalla porta principale. Quindi davanti alla cattedrale c'era una piazza. La cattedrale fu dedicata alla Madonna, come già la cattedrale di Equa, perché nel Medioevo tutte le cattedrali venivano dedicate alla Madonna, in quanto la Madonna è la madre della Chiesa e la cattedrale è la Chiesa madre di un territorio. Quindi mater ecclesiae, ecclesia mater. Solo nel 500 troviamo specificato con quale titolo mariano venne dedicata la cattedrale, l'Annunziata. L'Annunziata, no? Inizialmente si parla Santa Maria di Equa, oppure della nuova cattedrale dedicata a Santa Maria. La cattedrale poi inizia la sua storia qui, diventa città di Lino, perché il professore Ferraro ha citato i sovrani Roberto D'Angelo e Sancio di Maiorca che finanziavano la costruzione di Santa Chiara. Io ricordo che il vescovo Giovanni Civino fu presente alla consacrazione della Basilica di Santa Chiara e in modo particolare all'ingegner Savanese. Ricordo che la calce di Lico era già famosa nel Medioevo e con la calce di Lico fu edificata la Basilica di Santa Chiara. Calce ottenuta dalla cottura delle pietre nella località che ancora oggi noi chiamiamo Le Calcare. Quindi è tutto collegato. Il vescovo di Lico era amico dei sovrani, fornirgli qualche architetto che progettò questa cattedrale. Così comincia la storia di questo tempio che vedrà dopo Giovanni Civino altri 30 vescovi, noi dei vescovi di Equa non abbiamo memoria, la storia ricorda solamente 2 nomi, Bartolomeo e Landulfo Sigilufo, anzi 3, scusate, Pietro d'Andria, di cui sappiamo pochissimo, ma ce ne saranno stati altri che per la perdita dei documenti archivistici non hanno lasciato nessuna traccia. Dopo Giovanni Civino, personalità di spicco sono stati Paolo Reggio, che impiantò a Vico una tipografia, scrisse le vite dei santi del Regno di Napoli, che per certi versi sono eretiche, ma a quell'epoca piacevano così, e con i proventi dei suoi libri riedificò il campanile della cattedrale. Sotto l'arco del campanile c'è una lapide, in latino fu fatta rifare da Don Mario perché la vecchia fu vandalizzata, in cui si dice che il vescovo Paolo Reggio, con i proventi dei suoi libri sulle vite dei santi del Regno di Napoli, edificò il campanile. Paolo Reggio ci ha lasciato, come si diceva anche prima, uno splendido monumento, il suo monumento sepolcrale, commissionò lui da Vico Saggio. Abbiamo avuto dei giuristi e teologi come Francesco Verde, che era di Sant'Antimo, è sepolto nella Basilica di Santa Restituta a Napoli, il vescovo Tommaso d'Aquino, discendente della famiglia di San Tommaso d'Aquino, Alfonso Sozzi Carafa, che poi diventò arcivescovo di Lecce, nella famosa piazza del Duomo di Lecce. Lo signor Sozzi Carafa, che aveva costruito il seminario a Vico, costruì il seminario anche a Lecce, quindi ci sono i suoi stemmi nella splendida piazza del Duomo di Lecce. Paolino Pace, che fu un grande pastore, di cui abbiamo 8 volumi di
tante visite rilegate dell'archivio storico di Sorrento, in cui ci sono tantissime notizie sul territorio di una miniera di notizie, un vescovo preciso, attento, che dovette sostenere anche tante liti, ma le vinceva sempre, perché era un vescovo giusto. E l'ultimo nostro vescovo, Michele Natale, è passato alla storia purtroppo perché fu impiccato a Piazza del Capo a Napoli il 20 agosto del 1799. Di Monsignor Natale, dopo la sua morte, fu messa in atto la Damnatio Memoriae, cioè non ci sono documenti, fu distrutto tutto. Mettendo in ordine l'archivio storico sorrentino, ho trovato delle cose inedite che pubblicai sulla Terra delle Sirene alcuni anni fa, pochissime cose che sono rimaste, ma che consentono di capire veramente chi era quest'uomo e che cosa faceva, perché sul conto di Monsignor Natale si sono scritte tantissime stupidaggini. Era originario di Casapulla e era segretario di Monsignor Filippo Sanseverino, vicario generale del cardinale arcivescovo di Napoli, confessore del re Ferdinando IV e ministro della Suprema Giunta degli Apostoli, che Monsignor Sanseverino stimava tantissimo Monsignor Natale, che lavorava con lui a Portici presso la Reggia. Lui lo propose a Ferdinando IV per la diocesi di Vico, per cui la nomina di Monsignor Natale fu Reggia, non Pontificia. Ecco perché contro di lui poi dopo si accese la vendetta dei sovrani, perché Monsignor Natale fu nominato dal re, proposto dal re. Era un uomo che desiderava fortemente che la società si uniformasse ai principi cristiani. Aderì alla Repubblica Partenopea perché nelle massime della Repubblica Napoletana, che poi si faceva quella francese, lui trovava le massime evangeliche. Fu eletto anche sindaco di Vico, un uomo giusto, ho trovato la minuta di una sua lettera che si è miracolosamente salvata e sta sorrendo in archivio. È una minuta che è tutta cancellata, che stavo preparando una lettera ai parrochi di Vico come fratelli. Pensate un po', un vescovo che nel 1798 scrive ai parrochi di Vico come fratelli. All'epoca tra vescovo e parroco c'era una grande distanza, le lettere che i parroci scrivevano ai vescovi si concludevano sempre così: prostrato al bacio del santo anello. E lui invece scrive ai parroci di Vico come fratelli, perché era imbevuto delle idee della rivoluzione francese. Ho visto solo sbaglio. Si fidò dei soldati francesi che vennero a Vico e che dovevano stabilire fermamente i principi della Repubblica Napoletana. I soldati francesi vennero a Vico a saccheggiare le nostre case, saccheggiano anche la mia casa. Gli antenati di mia madre erano filo borbonici, una mia antenata fu stuprata dai soldati francesi che poi cercarono di ucciderla trapassandole la gola con la baionetta. Si salvò, i nipoti e i pronipoti la chiamavano si Giuseppe Scannato. Poi portavano avanti, sotterrando due marini, perché vedete che capita si sbagliato probabilmente, no? Quindi questa fu la colpa di Monsignor Natale. Era una persona giusta, ma si fidò troppo dei soldati francesi. Per cui fu alla caduta della Repubblica Napoletana il 13 giugno 1799, fu arrestato a Casapulla, processato e impiccato per morire della regina che aveva avuto la sorella decapitata a Parigi. Quindi impose al debole Ferdinando IV di vendicarsi su Monsignor Natale perché non aveva proposto lì a Papa. Quindi il nostro vescovo fu vittima dell'ira della regina, perché lei lo voleva graziare e mandare in esilio. Dopo di lui, fino al 1818, la diocesi di Vico Equense fu retta dai vicari Cam
il senato del vescovo, erano dei preti scelti per dottrina, per santità di vita, che coadiuvavano il vescovo nel governo della diocesi. Tra di loro se ne sceglieva uno che suppliva il vescovo in sede vacante. La sede vacante durò ben 19 anni. La diocesi fu retta dal vicario capitolare nel 1818, per gli accordi tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, la diocesi di Vico Equense fu estinta e il territorio accorpato a quello di Sorrento. Quindi l'antica diocesi di Sorrento estese il suo territorio su Massalurense, su Vico Equense e anche su Capri, che fu scorporata dalla metropolia di Amalfi. A Vico ci fu un grande malcontento per questo motivo. I vescovi cercarono di essere equilibrati, i vescovi, gli arcivescovi di Sorrento, ma probabilmente tra i preti c'è un grave malcontento. Don Mario Furocore, di cui io sono stato